Mauro Berrutto, missione compiuta, però non c'è un gran sorriso. No, la soddisfazione e l'orgoglio di aver vinto il girone è assolutamente ben chiara in testa e deve esserlo in tutti. Questo è un girone che si è dimostrato complicato, come sapevamo dall'inizio. Chi conosce il gioco sa che non è facile giocare a pallavolo a questo livello contro qualunque squadra, quindi complimenti e un bravo ai ragazzi, perché insomma credo che la vittoria del girone sia stata guadagnata. Ci siamo guadagnati un giorno e una partita in meno rispetto agli altri, ci siamo guadagnati una partita che varrà direttamente l'accesso alle semifinali, la prepareremo nel modo migliore. Credo che questa squadra, come dicevo poco fa, con i suoi punti di forza e con i suoi difetti, che non nega ma neanche rende l'unica cosa di cui parlare, perché questa squadra ha dei grandi meriti, cercheremo di focalizzare la nostra energia sui punti di forza e di portare questa squadra in semifinale con la prossima gara. Questa sconfitta per 3-2 con la Francia, pensi che possa dare un po' di cattiveria alla squadra in chiave positiva per il quarto di finale? Me lo auguro, anche delle cose sentite, lette in giro, mi piacerebbe che potessero aggiungere qualche motivazione, no? Perché ovviamente questo, come dicevo spesso, come ho detto spesso nei giorni scorsi, è un torneo corto dove uno deve mettere insieme tutto quello che ha in pochi giorni. Adesso diventa ancora più corto perché insomma da giovedì a domenica ci sarà tutta la fase che ci riguarda, quindi dal quarto di finale alla finale dobbiamo recuperare tutto, qualità tecnica, energie nervose, energie mentali, quindi tutto quello che può essere utile ben venga. Slovenia e Finlandia sono le squadre sul nostro cammino immediato. Un giudizio sul fatto che potresti ritrovare la tua ex Finlandia oppure la Slovenia? Sai, adesso non ha tanto senso parlare, è chiaro che c'è una partita da giocare che immagino come tutte le gare di playoff sarà aperta. Vedremo quale sarà il nostro avversario, se sarà la Finlandia, una squadra che conosciamo, che abbiamo incontrato, se sarà la Slovenia ovviamente abbiamo la possibilità di preparare in ugual modo molto bene la partita. Noi credo che siamo in una buona posizione, insomma quella di chi aspetta è una buona posizione. Senti, per fare un passo indietro, i cambi dopo il secondo set sono frutto anche del fatto della qualificazione acquisita? No, questo me l'hanno domandato, lo smentisco categoricamente. Di sicuro c'è una bella notizia, che è l'aver visto Simone in campo più a lungo di quanto l'avevamo fatto in precedenza, bene in molti momenti, quindi Simone è un giocatore che ci servirà ed è importantissimo avergli dato anche un po' di spazio, ma non è che... tra l'altro chi mi conosce come allenatore sa bene che far fare passerelle ai ragazzi è una cosa che ritengo abbastanza offensiva, quindi tutti quelli che sono entrati in campo sono entrati con l'obiettivo di vincere il set o la partita, poi non ci siamo riusciti e questo è un altro discorso.